Più di 100 milioni sono stati messi a disposizione dal MIT e serviranno per finanziare interventi urgenti in 5 regioni italiane, a quanto annunciato dal vice premier e ministro Matteo Salvini, che ha presieduto la cabina di regia sulla crisi idrica. L'iniziativa del Dicastero di Porta Pia, si spiega in una nota, è la prima risposta concreta dopo aver verificato in tempi brevissimi i fondi disponibili e le necessità degli enti locali. Al momento, per la crisi idrica, sono stati messi a disposizione i fondi esclusivamente del MIT. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Londra nel pomeriggio, accompagnato dalla figlia Laura, in occasione della partecipazione alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla. Il pomeriggio ha preso parte al ricevimento presso Buckingham Palace con un incontro in formato ristretto con Re Carlo III prima del ricevimento. Nella giornata di domani poi il Capo dello Stato e sua figlia saranno all'Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione che avrà inizio alle ore 11. Momenti di paura per Giuseppe Conte oggi a Massa in occasione di un evento elettorale. Un Novax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, l'ha poi colpito sul volto, iniziando ad inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l'emergenza pandemica. L'aggressore è stato subito allontanato dalle forze dell'ordine. Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico, ha dichiarato il presidente pentastellato. Chiamava Vincenzo Costanzo, 26 anni, residente a Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine, l'uomo deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stato ferito la scorsa notte durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli in piazza Volturno. Dopo la notizia del decesso, persone ritenute vicine alla vittima hanno danneggiato il pronto soccorso. La morte di un uomo a Napoli è assolutamente slegata rispetto ai festeggiamenti, ha fatto sapere il prefetto di Napoli Palomba.